Gara molto sentita dalle due tifoserie, animi ulteriormente surriscaldati dalle dichiarazioni degli allenatori. Gran clima. Siamo a Genova, riflettori puntati oggi sul capoluogo ligure per questo match. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Si rinnova l'appuntamento con la Serie B KT, torneo dal fascino davvero straordinario. In campo oggi Sampdoria e Reggiana. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Gli 11 del Doria, eccoli qui, li vediamo con l'aiuto della grafica. La scelta dell'allenatore è andata sul 5-3-2, ti convince Lele? Ha preferito coprirsi un po', sacrificando qualcosina in mezzo, Pier. Sinceramente non credo che manterranno questo assetto per tutta la partita. In particolare, i due esterni bassi credo abbiano licenza di attaccare nella transizione offensiva per dar manforte al centrocampo. Reggiana che si schiera con questi 11. Non sono sicuramente una delle squadre più belle da vedere, in tanti non apprezzano dal punto di vista dello spettacolo questo atteggiamento ultra difensivo, però è chiaro che il tecnico vuole aspettare gli avversari e provare a ripartire. Sono così, Pier, badano al sodo concedendo poco l'estetica. Preferiscono lasciare l'iniziativa in mano agli avversari piuttosto che ricorrere a un pressing asfissiante. Evidentemente la scelta che li espone a rischi minori quando si difendono, anche se non è sempre così, anzi, non lo è quasi mai.